Ciao a tutti, oggi preparo gli spaghetti con pomodorini e salmone. Ricetta veloce, veloce. Avevo un filetto di salmone surgelato che mi è rimasto. Lo faccio così. Olio extravergine di oliva, pochettino d'aglio tritato, pochettino di cipolla. Ci metto un'acciuga sott'olio e 4-5 capperi. Faccio soffriggere aglio e cipolla e nel frattempo schiaccio i capperi e l'acciughetta. A questo punto posso già aggiungere il salmone. Lo faccio cuocere per 1 minuto a fiamma alta e dopo 1 minuto posso aggiungere i pomodorini in scatola con la loro salsa, un pochettino di prezzemolo, pizzico di sale, un po' di peperoncino, mescolo tutto. Adesso, per finire, metto le olive e faccio cuocere per 1/4 d'ora. Ora metto il sale, visto che l'acqua bolle, e metto a cuocere la pasta. Potete fare sia la pasta corta oppure, come me, spaghetti o pasta lunga. Scolata bene la pasta, la trasferisco in padella insieme al condimento e a fiamma bassa, ovviamente la pasta l'ho tolta molto al dente, la faccio insaporire e finire di cuocere. A fine cottura, bel po' di prezzemolo fresco, spengo la fiamma, filo d'olio, ovviamente assaggio con voi. Io corro a mangiare, buonissima. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto attivando la campanella per iscrivervi al canale e ricevere tutte le notifiche. Stessa cosa se siete su Facebook, cliccate qui sopra su Segui, cliccate sempre sulla campanella in modo tale da ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi, come al solito, ne approfitto per augurarvi buon appetito.